Buongiorno a tutti, come state? Io sto benissimo, volevo farvi un piccolissimo accenno sul Pride. Perché volevo parlare del Pride? Allora, intanto perché è il mese del Pride e non ne ho ancora parlato, quindi facciamo questo piccolo accenno. Ma soprattutto perché ne sento parlare troppo, ma soprattutto scorrettamente. Cosa vuol dire scorrettamente? Vuol dire che troppo spesso lo vedo descrivere come un grande carrozzone fatto da persone della comunità LGBT che ostenterebbero semplicemente abiti sgargianti e comportamenti estremi semplicemente per fare spettacolo. Ecco, il Pride non è questo, quindi è bene fare un po' di chiarezza. Il Pride è nato a fronte del fatto che negli anni 60 la comunità LGBT negli Stati Uniti era soggetta veramente ai peggio soprusi, minacce, arresti, venivano picchiati, eccetera, da parte della polizia. Tutto questo era stato per anni e anni e anni tollerato fino a che nel 69 ci furono i famosi moti di Stonewall. Moti di Stonewall nei quali la polizia aggredì, come al solito, la comunità LGBT e la comunità LGBT reagì. Finalmente. A questo punto, più o meno un anno dopo, a New York venne organizzato il primo Pride. Il primo Pride fu fatto proprio per uscire, per dire alla gente: noi esistiamo, noi ci siamo come comunità, noi abbiamo diritto di essere, di esistere, di vivere la nostra vita come voi. La marcia non serviva quindi a fare carnevale o a ostentare o altro, ma serviva a dire in modo inequivocabile che le regole sociali erano regole di repressione e che nessuno le avrebbe mai più seguite. Perché è importante il Pride ancora oggi? Perché rafforza in modo indelebile il senso di comunità. Perché ci ricorda che esistono ancora le discriminazioni, che esiste ancora il bullismo, che c'è ancora chi non ha gli stessi diritti degli altri. Ecco, io credo che se il Pride, viene visto in questo modo, sotto questa luce, se ne può capire davvero il senso. Se vi fermate all'abito sgargiante, allora, vi perdete tutto il senso di tutta questa manifestazione ed è un vero peccato. Ciao, buona giornata.